È la promozione più equilibrata degli ultimi anni. Amici di Directa Sport, benvenuti a Santa Maria Coghinas. Sarà il comunale, il teatro di Coghinas contro Atletico Bono, gara valida per l'ottava giornata del girone B del campionato di promozione. Fatto da un buon lavoro di Piredu, non ci sono maglie bianche in zona, però bel lancio per Ducar. Occhio a Ducar dentro l'area, Lamin Ducar non può calciare, scarica allora adesso per Seu, lui a servire Matteucci, grande giocata Matteucci! Vicina al gol il Coghinas. Bella palla di Carruccio per Matteucci dentro l'area, Matteucci col sinistro, Pedelac in due tempi fa suo il pallone. Ducar restituisce, Biasiato mette il cross, interessante! Ha sbloccato la partita il Coghinas, è un autogol di José Ayub. Il cross di Biasiato ha mandato in tilt la difesa dell'Atletico Bono. Era qualche minuto che bussava in maniera feroce il Coghinas, ha flirtato col vantaggio per una decina di minuti, poi ha sbloccato la partita. Occhio però perché siamo già dall'altra parte, Verarubio dentro l'area, Verarubio col pallonetto, vicinissimo al gol del pari l'Atletico Bono. Meno di 30 secondi sono passati dall'autogol di Ayub. E ora occhio a questa possibilità di far male con questo particolare calcio di punizione indiretto da dentro l'area. Montserrat calcia ed è arrivato subito il gol del pareggio. Montserrat sfrutta al meglio il calcio di punizione di seconda da dentro l'area, tocco preciso, Montserrat va col destro radente al terreno, batte Perez e l'Atletico Bono ha pareggiato 1-1. Va Matteucci, palla verso il secondo palo, il pallone rimane lì, Ducar lo pettina, Ducar esterno della rete. Sian bravissimo a far passare quella palla ancora per Pinedo, che invece non è altrettanto bravo servendo Ducar. Ecco il pallone per Matteucci, gran controllo, Matteucci! Santi Matteucci! È tornato in vantaggio il Coghinas, Santiago Matteucci servito da un ottimo pallone in corsia. Filtrante di Ducar, Matteucci controllo perfetto a tu per tu con Pedelac, lo batte col destro. Preda di Olmetto che ha buon gioco, poi va nello spazio per Seu, Seu prova a coordinarsi con un mancino istantaneo, mette il pugno all'incrocio Guillermo Pedelac. Dentro l'area Verarubio, tu per tu con Olmetto, palla retrata dove c'è ancora il numero 7, Montserrat prova col mancino, palla deviata, Molozzu prova ad intervenire, non ci riesce, Perez si trova il pallone tra le mani, palla messa fuori bene dalla difesa dell'Atletico che prova a ripartire, Gavim, buon controllo, Gavim spara da metà campo col sinistro, aveva visto Perez fuori dai pali. Anche Ayub adesso a riempire l'area di rigore, occhio a Verarubio, il pallone che arriva per Gavim! Ha pareggiato l'Atletico Bono, Bruno Gavim! Avevano riempito in tantissimi l'area di rigore. Ecco, Coghinas si è fatto trovare scoperto sulla destra, cross perfetto di Verarubio. E 2-2! Arriva Ducar. Bella palla nello spazio ancora per Matteucci, è uscito Pedelac, è passato Matteucci, la porta è vuota, Matteucci! Cardia! Salvataggio sulla linea, ancora Matteucci, sfida con Zeng, è passato Matteucci, arriva un altro cross! L'ultimo a toccare Matassa, sarà corner! Zenga! Non c'è più tempo, fischia tre volte Federico Cosseddu. 2-2 tra Coghinas e Atletico Bono, una partita divertente.